Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto, stando seduti comodissimo sul mio divano, in una simulazione veramente incredibile. La simulazione che andremo a provare oggi è la simulazione del trenino rosso del Bernina. Sì, per chi non lo sapesse, è disponibile un simulatore di treni che si chiama Train Simulator World 4, un simulatore di treni disponibile per Xbox, PS5 e PC, praticamente un po' per tutte le console. Questo simulatore di treni veramente ben fatto ci dà la possibilità ovviamente di pilotare e di diventare dei macchinisti di treni, ma l'aspetto più interessante secondo me lo otteniamo andando a scaricare il DLC Bernina Line. Questo DLC che per chi ha provato l'esperienza di salire sul trenino rosso del Bernina è veramente incredibile, perché c'è una riproduzione veramente fedele dell'ambiente, delle condizioni meteo, cioè veramente pazzesco. Ogni aspetto di quello che è la tratta del trenino rosso del Bernina è veramente incredibile. Infatti abbiamo la possibilità di partire da Tirano e arrivare a Ospizio Bernina. E viceversa, ovviamente, da Ospizio Bernina andare verso Tirano, con ovviamente tutte le fermate che ci sono all'interno di questa tratta. E utilizzarlo quando c'è l'ambientazione innevata è veramente incredibile, perché ovviamente si può utilizzare con la neve, ma anche senza la neve. Questo DLC ci dà queste possibilità in base appunto a quello che sceglieremo quando andiamo ad utilizzarlo. Ma con la neve è veramente incredibile. Uno, perché l'ambientazione innevata diventa pazzesca, e poi utilizzare il treno con i binari innevati diventa veramente incredibile, un'esperienza fantastica. Quindi oggi partiremo da Ospizio Bernina e andremo verso Tirano. Quindi sarà una tratta in discesa perché partiamo dai 2200 metri circa di Ospizio Bernina per poi scendere fino a Tirano. Ovviamente non la faremo tutta, perché sennò diventa diciamo un video troppo lungo, ma ne faremo solo un pezzo perché ci tengo a farvi vedere quanto è interessante questo simulatore che io ho acquistato ovviamente per Xbox. In offerta l'ho pagato 14 euro, altrimenti costa, mi sembra, quasi 30 euro, ma tra pochi giorni arriverà addirittura sul Game Pass per chi è abbonato e lo avrà gratuitamente. Ovviamente il DLC è a parte e lo si paga davvero tanto, secondo me, come DLC, perché il DLC Bernina Line costa 35 euro, costa più il DLC del gioco. Comunque, questo è un altro discorso, ma detto tutto questo, direi di partire con il nostro trenino rosso del Bernina. Come abbiamo detto, partiamo da Ospizio Bernina per andare verso Tirano. E ragazzi, preparatevi a qualcosa di incredibile. La posizione divano è quella che preferisco di più per utilizzare un simulatore di questo tipo. Abbiamo anche la voce all'interno del treno, come state sentendo, questa voce che parla in tedesco, ma parla anche in italiano. Ed è un altro aspetto veramente fantastico sentire la voce anche in italiano. In questo DLC abbiamo anche la voce italiana. Quindi andiamo a accendere tutto quello che dobbiamo accendere appunto per far partire il nostro trenino rosso. Perfetto. Quindi apriamo le porte per far salire i passeggeri. Sono le 10:11, dobbiamo aspettare le 10, 12 minuti e 30 secondi per poter partire. Quindi chiuderemo le porte e potremo partire. Adesso i passeggeri dovrebbero salire a bordo del nostro treno, come state vedendo. Esattamente, vedete che salgono tutti sul nostro treno, ormai non c'è in giro più nessuno perché sono già tutti a bordo. Ritorniamo in cabina e preparatevi a qualcosa veramente di fantastico. Io ho fatto questa tratta, ho fatto anche le riprese col drone, dove ho postato anche un video su YouTube perché veramente è un'esperienza fantastica farla dal vivo, però anche con un simulatore secondo me è qualcosa di veramente interessante. Quindi andiamo a sbloccare già anche il freno, ci portiamo avanti e dovremmo essere pronti a questo punto a partire. Vado ad accendere già anche tutte le luci perché comunque ci sono le gallerie. Mettiamo tutte le luci al massimo, così che quando arriviamo nelle gallerie o nei punti più bui abbiamo l'illuminazione sia interna che esterna. Perfetto, manca poco, alle 10, 12 minuti e 30 secondi e potremo andare a chiudere le porte. Ok, possiamo andare a bloccare le porte. Perfetto. E possiamo partire. Dobbiamo mettere il cruise control a una velocità di 40 km orari. Perfetto. E possiamo partire. Guardate l'altro treno che arriva, che viene verso Spizio Bernina.
e possiamo partire. Abbiamo messo il cruise control che ci dà appunto la velocità controllata a 40 km orari. Adesso andiamo all'esterno, perché secondo me la parte figa è l'esterno. Ecco, io sono il macchinista, sono qui, attenzione alla galleria, guardate che spettacolo, che spettacolo, guardate il lago ghiacciato, bellissimo. Tizio Bernina è là ed è, ragazzi, è fantastico. Anche Tizio Bernina è ricreato in maniera maniacale per quanto riguarda l'aspetto estetico. Tra 930 metri circa dobbiamo fermarci perché c'è un punto panoramico, ma guardate che spettacolo, adesso torno in cabina, facciamo ancora un giro veloce col nostro drone virtuale, guardate che spettacolo, uno spettacolo, io l'ho fatto non nel periodo invernale, nella realtà intendo, e già è una meraviglia, ma con la neve deve essere veramente qualcosa di epico. Guardate come spicca il rosso del treno e soprattutto come è dettagliato questa simulazione per quanto riguarda sia la grafica che l'utilizzo all'interno del quello che è la cabina di controllo. È veramente fantastico. Tra poco dobbiamo fermarci, l'orario di arrivo indicato sono le 10 e 16 minuti, quindi dovremo arrivare molto puntuali, anche perché comunque la prima tratta ad arrivare a quello che è il punto panoramico è veramente corta, quindi dovremo essere puntualissimi. Ormai ci siamo, torniamo fuori un attimo, perché tanto a questa velocità puoi anche frenare molto facile, perché comunque stiamo andando a 40 km orari, quindi anche la frenata, anche se c'è la neve, rimane molto rapida per far fermare il treno. Torniamo dentro, siamo circa a 100 metri. Ok, iniziamo a rallentare. Perfetto, adesso dobbiamo attendere fino alle 10 e 16, quindi dovremo stare posizionati in questa area dei binari per aspettare le 10 e 16, anche perché poi ci darà la possibilità, o meglio darà la possibilità a quelli che sono a bordo del treno di scattare foto, perché comunque rimane un punto panoramico vicino, o meglio sotto a un ghiacciaio. Torniamo a bordo. Ormai ci siamo, sono quasi le 10 e 16, vediamo cosa ci dice di fare una volta che siamo arrivati all'orario indicato. Dobbiamo dare la possibilità ai passeggeri di scattare le foto. Ok, adesso dobbiamo partire, quindi diamo gas alla nostra motrice. Non troppo, se no slitta, perché comunque i binari sono ghiacciati. Adesso abbiamo una pendenza, come vedete, del 2%. L'orario di arrivo previsto, o meglio quello che dovremmo rispettare, sono le 10 e 22, e dovremo percorrere circa 2,7 km. Perfetto, direi che a questo punto possiamo tornare fuori e gustarci il panorama prima di arrivare a quello che è una fermata importante, come ci dirà poi tra poco la voce all'interno del treno. Guardate che spettacolo, bellissimo, bellissimo. Mi allontano, anche la neve che si polverizza sotto tra il treno e il binario è qualcosa di veramente bellissimo da vedere, una grafica secondo me bellissima per quanto riguarda il realismo che è stato fatto, perché comunque è davvero ben curata, fantastica. Se avete acquistato questo gioco dovete assolutamente acquistare il DLC. Adesso entriamo in una galleria, infatti ho acceso le luci apposta perché sapevo che comunque saremmo arrivati a delle gallerie. Adesso vado fuori dalla galleria con il drone, guardiamo il treno che esce dalla galleria. Ha fatto troppo tardi, aiuto. Ok, bellissimo. Ho messo un po' troppo a uscire, quindi non ci siamo persi il treno che stava per uscire dalla galleria. Comunque dovremmo essere in orario per quanto riguarda... Adesso abbasso la velocità perché stiamo andando troppo veloci. Siamo su un... Vedete che la barra della velocità è diventata gialla perché stiamo andando
Cosa ho schiacciato? Allora, devo abbassare la velocità, non suonare. Arriva un'altra In galleria. wenigen Minuten erreichen wir den einzigartigen Aussichtspunkt Alpgrün auf 2000. Si specchiano le acque del lago di Buschiavo. In lontananza Ok. si specchiano le acque del lago di Buschiavo. Bellissimo, questa cosa della voce che ci parla come è veramente sul cernino rosso del Delta, è fantastica, veramente bellissima. Ok, vediamo adesso dove siamo. Vediamo, vado fuori veloce col drone veloce fuori dalla galleria. Giriamoci, vediamo il treno che arriva. Guardate che spettacolo! Questa volta sono riuscito a prendere il treno che esce dalla galleria, manca 1 chilometro, anzi siamo a meno di 1 chilometro. Meno di 1 chilometro, mancano circa 2 minuti a quello che è la tabella di marcia, speriamo di essere in orari, perché comunque siamo dei macchinisti svizzeri, quindi non possiamo arrivare tardi, che la puntualità è di regola per quanto riguarda il macchinista svizzero. Quindi vediamo se riusciamo a mantenere l'orario preciso, mancano circa 800 metri, siamo in discesa, abbiamo una pendenza del 7%, guardate che in basso a destra ci indica appunto la pendenza ed è tanta tanta pendenza. Mancano circa 600 metri all'arrivo della fermata e direi che secondo me siamo in orario. Guardate che spettacolo, stupendo, stupendo. 600 metri, torniamo in cabina perché fuori fa freddo. Possiamo aprire anche i finestrini nel caso ci venga un po' di caldo, però proviamo a aprirlo. Però ovviamente direi che fa un freddo cane, quindi andiamo a chiuderlo perché mi è arrivato già un brivido d'aria fredda. Ok, ci siamo. Siamo sotto ai 500 metri. Ovviamente la velocità è davvero bassa, chi ha provato il trenino rosso del Berlino lo sa, e poi con la neve ancora di più perché comunque diventa pericoloso, perché comunque il treno scivola sui binari. Infatti, soprattutto poi adesso che abbiamo una bella pendenza, ok, siamo quasi arrivati, si vede lì quello che è la stazione di arrivo e ragazzi, questa stazione io me la ricordo benissimo, è fatta identica praticamente. È così, è così come la vedete, è identica, ma soprattutto me la ricordo. Adesso aspettate che rallento. Ok, aspettate che rallento, che arriviamo al punto in cui ci dobbiamo fermare. Perfetto, siamo arrivati. Pena. Ok, ci siamo. Siamo arrivati. Sì, siamo in orario, direi. Punto panoramico. E me la ricordo perché esattamente qua c'è all'interno di questa stazione un bar, la stazione Grum, e all'interno di questo bar che vedete, ci sono i tavolini. Ecco, all'interno di questo bar. La cosa bella è che due caffè da asporto, quindi nel cartoncino, 7 euro. Guarda, certe cose come ci segnano, ce le ricordiamo anche a distanza di anni per questi dettagli. Cioè, ovviamente mi ricordo tutto di quella giornata perché è stata una giornata fantastica, però i 7 euro di due caffè da asporto all'interno di questo bar, ragazzi, me li ricordo benissimo e vi posso dire che è riprodotto in maniera super fedele. Il treno anche, cioè guardate anche il treno sopra come è fatto in maniera super fedele. Adesso non parto più perché tanto il video adesso lo andiamo ad interrompere, sennò diventa lunghissimo, ma guardate che spettacolo, ed era così, e qua ho fatto volare il drone, mi ricordo, fare le riprese, perché comunque è qualcosa di epico vedere questo aspetto del trenino rosso del Berlina, veramente fantastico. Guardate che panorami, abbiamo il ghiacciaio. C'è qualcosa di eccezionale nella riproduzione di questo DLC per questo simulatore Train Simulator World 4, veramente fantastico. E usare questo simulatore nella mia posizione preferita in cui gioco normalmente ai videogiochi sul divano è qualcosa di rilassante, perché comunque non è stressante come ovviamente i giochi simulatori di macchine dove ovviamente c'è tanta adrenalina. Qua
c'è molta meno adrenalina, bisogna solo stare attenti alle velocità, a non superare le velocità, stare attenti a fermarsi dove ci si deve fermare, stare attenti ai semafori, che sono una cosa pericolosa per quanto riguarda far fallire la missione che stiamo facendo, ma per il resto è veramente, veramente fantastico. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato questo DLC del Bernina Line per Train Simulator World 4 vi sia piaciuto, io ve lo straconsiglio, è qualcosa che dovete provare se avete già il gioco Train Simulator World 4 o se magari avete intenzione di acquistare il gioco. Ragazzi, questo DLC va preso assolutamente, come vi ho detto, paradossalmente costa più il DLC del gioco, però per chi ha il Game Pass il gioco perlomeno sta per arrivare gratuitamente all'interno dell'abbonamento Game Pass, invece per chi ha una PS5 non avrà questa possibilità, però lo può acquistare il gioco che spesso è in offerta. Infatti io il gioco l'ho pagato, mi sembra, 14 euro in offerta, ma poi ho speso 35 euro di DLC. Quindi ragazzi, se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante il drone e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video io continuo la tratta del trenino rosso del Bernina. Ciao.